veramente una vergogna che nessuno ne farà mettere a me con l'altro di mettere una parte di una rete che è dedicata alle persone che soffrono. Io non posso morire a casa propria. Fabo è morto alle 11:40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un paese che non è il suo. Sono queste le parole di Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni, che ha accompagnato Fabiano, per tutti DJ Fabo, nel suo ultimo viaggio. Sono finalmente arrivato in vita. Dopo un incidente in auto si trova a 40 anni cieco e tetraplegico, bloccato a letto in quella che definisce una notte senza fine. Sono un cervello attaccato al corpo. Lui, innamorato di Valeria, la fidanzata che gli è stata accanto in questa battaglia, innamorato della musica e della vita, aveva un ultimo desiderio: legalizzare l'eutanasia. Guardatevi. Un obiettivo che ha potuto perseguire soltanto lontano da casa. A niente sono serviti gli appelli alla politica italiana. Per Fabiano la vita si era fermata il 13 giugno 2014. Oggi alle 11:40, con un cocktail di farmaci che gli ha arrestato il cuore, ha ottenuto di nuovo la sua libertà. Questa non è vita.